Benvenuti a una nuova puntata di Varese in Rosa e diamo ancora una volta il benvenuto a Marta Sella, psicologa, ben ritrovata. Grazie Deborah per l'invito e per questa nuova intervista. Certo, avevamo parlato ormai qualche mese fa di lockdown e di quelli che sarebbero stati poi gli effetti, soprattutto sulle famiglie, sui ragazzi, sui minori. Torniamo a parlare proprio di questo aspetto, proprio perché in queste settimane si comincia a parlare della riapertura delle scuole, di quello che accadrà a settembre. Ci sono molti dubbi, molte perplessità anche proprio sull'organizzazione e sul reinserimento di questi ragazzi nelle aule. Partiamo proprio da qui, tanti dubbi, tante paure che riguardano però soprattutto gli adulti, perché i ragazzi sono già pronti a lasciarsi alle spalle queste problematiche, così come i bambini, e a ritornare a una sorta di normalità, vero? Sì, nel senso che la scuola è stata per tanto tempo a distanza, con grande capacità degli alunni di adattarsi a nuove modalità. A settembre si spera di poter rientrare in classe, ci sono delle linee guida che sono state fatte dal governo. In queste linee guida si tiene in considerazione tanti aspetti. La salute, nel senso che bisogna rientrare in sicurezza. Si tiene conto però anche dell'aspetto psicologico, quindi del benessere non solo degli alunni, ma anche degli insegnanti e delle famiglie che con la scuola devono collaborare. E poi si tiene conto della socialità, perché i bambini appunto per tanto tempo sono stati obbligati a rimanere in casa, a rinunciare a tantissime cose della loro vita. Rinunciare a vedere gli amici, rinunciare a vedere i compagni di classe, rinunciare alle attività sportive. Dimenticati quasi fino al 12 giugno, quando finalmente si sono aperti i primi centri estivi e i bambini hanno saputo adattarsi con la grande capacità che hanno, nel senso che i bambini hanno un cervello che è in crescita, quindi è molto più plastico rispetto al nostro, capace quindi di adattarsi alle difficoltà e ai nuovi cambiamenti. Sicuramente ce ne saranno anche a settembre di cambiamenti, perché le linee guida ci sono, ma viviamo ancora un po' tutti, se non alla giornata, alla settimana, comunque ultimamente siamo abituati a muoverci così. Le insegnanti stanno già lavorando, le dirigenze stanno lavorando in collaborazione con i comuni proprio per poter accogliere gli studenti in classe e riprendere una sorta di normalità della scuola, di lezioni. Certo, diciamo che appunto come dicevi poco fa, i bambini sapranno sicuramente, così come i ragazzi, gli adolescenti, adeguarsi un po' di più a queste nuove regole rispetto a quanto è accaduto e quanto sta accadendo con gli adulti, anche perché si sono spaventati forse anche un po' meno rispetto a noi. Ad esempio, l'utilizzo della mascherina è diventato subito una cosa normale, diciamo, invece ancora per molti adulti è difficile oggi riuscire ad indossarla, a tenerla per molte ore. Certo, i bambini nel momento in cui hanno potuto riprendere la socialità hanno saputo accogliere le regole che sono state date, per cui non, problemi del triage all'ingresso degli oratori e dei centri estivi non è stato un problema per loro. Lavarsi le mani, indossare mascherine, misurare febbre, pulire sono ormai la loro routine, per cui di questo non ci si deve spaventare. Magari bisogna prendere in considerazione se hanno avuto dei momenti di difficoltà, di tristezza, di forte stress, magari respirato anche in famiglia, perché questo periodo di lockdown magari è stato per qualche famiglia molto sereno, perché i genitori erano a casa, i bambini erano molto contenti di avere i genitori, quindi ci sono stati dei nuovi equilibri. Per altre famiglie non è stato così. Per altre famiglie c'è stata la difficoltà magari legata al lavoro, c'è stata la difficoltà legata magari a qualche malattia, qualche contagio, qualcuno anche qualche lutto. E quindi tutti abbiamo comunque respirato una sorta di tristezza, di forte paura e di ansia. E i bambini l'hanno respirata anche loro, quindi bisognerà magari capire
ed aiutare anche i docenti affinché aiutino i bambini a rielaborare quanto hanno vissuto in questi 4 mesi, perché la didattica a distanza a volte è stata non troppo vicina dal punto di vista emotivo, ma è stata più vicina dal punto di vista del programma, però era una sperimentazione per tante scuole e per tante docenti. Sicuramente si riprenderà anche con la didattica a distanza, perché alcune scuole, soprattutto alle superiori, si stanno già organizzando a turni. Ci sarà sicuramente una didattica a distanza un po' meno improvvisata, ma quella didattica che permette di sentirsi vicini anche se c'è uno schermo di mezzo, ecco. Certo, mi viene da dire che diventerà importantissima la collaborazione tra genitori, tra famiglie e docenti e scuola, proprio perché diventa fondamentale avere un dialogo, informare, come dicevi tu poco fa, informare i docenti di ciò che è accaduto durante le settimane di lockdown, di potenziali lutti, di momenti di paura da parte di questi bambini, soprattutto più ancora che dei ragazzi, e quindi dare la possibilità anche al docente di capire, conoscere e poi saper dialogare con gli studenti stessi. Certo, la scuola non è uno spazio fisico e basta, la scuola sono le persone che la scuola la fanno e la scuola la frequentano. E come sempre in tutti i contesti lavorativi, credo, ma anche in contesti educativi, la scuola ha un ruolo educativo, bisogna creare la collaborazione tra insegnanti e famiglie, perché si possa lavorare bene, perché si possa crescere questi bambini, nel senso di farli diventare degli adulti. E le emozioni sono una parte fondamentale, se non si provano queste non si cambia, non ci si trasforma e non si cresce. Le emozioni purtroppo a volte sono brutte, ci fanno star male, ma sono quelle che consentono a volte i migliori cambiamenti. Perché ci permettono di rimetterci in discussione tutte le volte, di capire dove vogliamo andare. Quindi anche la scuola, deve capire insieme alle famiglie dove si vuole andare per crescere, gli alunni, per crescere degli adulti migliori. I bambini, hanno poi una grande capacità di saperti raccontare in tanti modi che cosa possono aver provato. E sono fantastici perché facilmente riescono poi anche a modificare il loro modo di pensare anche quando ci sono state delle esperienze negative, sempre proprio per la loro capacità del cervello di essere ancora in crescita e quindi va sfruttata questa capacità di trasformazione. Certo, ultimo aspetto importante sicuramente quello proprio della didattica. Dicevamo prima, la didattica a distanza è stata avviata durante il periodo del lockdown in modo sperimentale. Siamo un po', diciamo, stati tutti colti di sorpresa e le scuole stesse non erano preparate a questo tipo di modalità. Ora si riparte, i ragazzi molto probabilmente hanno bisogno di essere riaccompagnati verso una normalità anche da questo punto di vista, proprio perché hanno disimparato, si può dire forse così, a stare in aula, a rispettare i tempi normali delle lezioni, a svolgere i compiti a casa per il giorno dopo, quindi per ritornare in aula. Tante cose, insomma, sono un po' sfuggite di mano, forse. Sì, da una parte però io spero che alcuni aspetti che hanno invece funzionato della didattica a distanza vengano mantenuti, nel senso che se ritornare in classe a settembre vuol dire riprendere da dove avevamo lasciato senza invece modificare tutto quello che la didattica a distanza invece ha portato di positivo. Io ho registrato ragazzi che, ho sentito ragazzi che invece hanno migliorato la loro prestazione perché lavorare al computer o con una tempistica diversa o perché i compiti erano scritti sul registro, quindi non potevano essere persi, hanno migliorato le loro prestazioni. E quindi spero che si integri quello che era la buona scuola di prima con quello che la didattica a distanza ha fatto di buono. E poi che si sia anche l'occasione per dire cambiamo anche magari il modo di insegnare, perché la lezione frontale abbiamo visto che
online non funziona tantissimo, ma a volte non funzionava neanche in classe. Magari bisogna reinventarsi un modo migliore per permettere agli alunni di apprendere. Certo, quindi insomma che diventi un'opportunità e che si riesca a crescere, a migliorarsi anche proprio dal punto di vista educativo. Sì, speriamo che sia un'opportunità che venga colta dalla scuola, dai docenti, dalle famiglie e dagli alunni. Grazie, io ti ringrazio molto per questa chiacchierata, magari ci sentiremo tra qualche mese proprio per capire come sia cresciuto questo progetto, questa nuova scuola e come siano cambiate le cose concretamente in aula. Intanto ti ringrazio molto. Grazie a te e buona serata a tutti. Grazie, ovviamente anche grazie a voi da casa, alla prossima puntata di Varese in Rosa. Arrivederci.